Buonasera da Bruxelles. Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla direttiva contro i ritardi di pagamento nella pubblica amministrazione. Il testo approvato oggi obbliga gli enti pubblici a saldare i costi di servizi ricevuti da aziende private in un tempo limite di 30 giorni, prorogabili in 60 in casi eccezionali. Il commento degli eurodeputati Francesco De Angelis e Raffaele Baldassarre. Questa direttiva mette in campo delle norme molto importanti. Intanto stabilisce dei tempi certi di pagamento, un limite massimo di 60 giorni, interessi maggiorati dell'8%, e quindi una direttiva che difende il mondo delle piccole e medie imprese. Oggi in Italia su 4 imprese che falliscono, una fallisce proprio a causa dei ritardi di pagamento. Oggi abbiamo termini certi e sanzioni adeguate per permettere al sistema delle imprese di programmare il proprio futuro e i propri investimenti. Credo che sia una direttiva che aiuta l'Italia a rimanere in Europa, ad essere agganciata all'Europa. A Strasburgo ha approvato il testo di modifica alla legislazione sui congedi parentali. Per le neomamme, minimo 20 settimane retribuite al 100% contro le 14 attuali e 2 settimane per i neopapà. Ora il testo passerà all'esame degli Stati membri. Un centinaio gli eurodeputati che hanno portato palloncini rosa e azzurri in aula per sottolineare il loro sostegno alla norma che riguarda le neomamme e i neopapà. Il Parlamento a larga maggioranza ha dato il suo via libera al congedo di maternità pagato al 100% per le prime 20 settimane, attualmente sono 14 in tutta Europa, con una norma infatti che unifica i diritti in tutti i 27 paesi. Ancora una riflessione invece per il congedo di 2 settimane pagato per i papà. Ora la palla passa al Consiglio europeo e agli Stati membri, spetta loro tradurre in legge le indicazioni del Parlamento. Il primo ministro turco Tayyip Erdogan ha espresso la sua frustrazione per la lentezza dei negoziati di adesione del suo paese all'Unione Europea. Erdogan ha rimproverato a Bruxelles di aver accettato membri, a suo parere, economicamente e politicamente dietro la Turchia. Il primo ministro turco ha anche dichiarato che l'apertura dei porti verso Cipro, come richiesto da Bruxelles, potrà avvenire solo a determinate condizioni. Entro il 2050 le ferrovie europee avranno un ruolo dominante nel trasporto delle merci per distanze superiori ai 300 km. Grazie alla legislazione varata oggi da Bruxelles sono state dettate regole per l'attivazione di una rete ferroviaria che consentirà un trasporto merci competitivo basato su corridoi internazionali.